spettacolo non è che sta andando molto bene, lo spettacolo è il successo dell'anno, è diverso, perché noi facciamo soldato quasi così in maniera molto umile, facciamo soldato quasi insomma ogni weekend della settimana, e quindi siamo tanto 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 contenti di essere Dirty People. Dirty People, perché saltiamo sempre dalla felicità all'entusiasmo. In realtà abbiamo minuti contati e dobbiamo scaldarci. No, perché... poi siccome durante lo spettacolo non ci muoviamo per niente, allora anche fuori ci piace continuare. E adesso poi abbiamo la nostra band di vero. E si verrà a scaldare. E pensate, lei che ha questa pettinatura simile a Skin di Scandinavia è Baby! Chi lo avrebbe mai detto? Beh, andiamo qua. Ma perché ci stiamo girando? Posso dirti una cosa? Guarda che è un'occasione che mi stai vedendo così, perché in realtà loro sono sempre in angelo. Perennemente. Esatto. Un po', allora, com'è l'impressione avere così tanto pubblico tutte le sere, interpretare uno spettacolo che la gente sa già praticamente a memoria? Com'è l'impressione? Guarda, come sono? È la quarta produzione che faccio qua dentro e non ho mai visto così tanto pubblico. Sara, per esempio, era qui il primo anno. Con la bella bestia. Con la bestia. E di Sara, com'era la differenza? No, devo dire la verità, con questo spettacolo, secondo me, non me ne avete mai altri, però stiamo veramente battendo tutti, nel senso che è bello, poi ormai siamo quasi abituati, però ovviamente è... Avere sempre più di mille persone in platea è una sensazione bellissima. Sì. Vi faccio la domanda più banale del mondo, ma qualcuno di voi aveva già visto il film prima? Sì. Prima del provino. Esatto. Per prepararsi. No, perché il pubblico qualsiasi lo ama questo film, ma per un ballerino è amato quanto il pubblico normale o è più amato, meno amato, un film che vi è piaciuto quando... Patrick Swayze sicuramente ha reso questo film e la danza maschile un simbolo, no? Grazie. Ma diciamolo, lui è un figo, quindi per noi donne... Ma no, ma è inutile girarci attorno, lo sappiamo. Ma parliamoci chiaro, essere il sex symbol di questo spettacolo, com'è? Hai le donne che ti aspettano fuori? Beh, infatti è più di Dancing, che è uno spettacolo erotico, solo che in realtà non hanno il coraggio di dirlo. No, non è vero, anche i bambini lo possono vedere, non è che c'è solo sesso, però insomma... E il dirty c'è il dirty. Sì, però è anche sì, però c'è il dirty della prima volta, perciò è interessante. La prima volta non si dimentica mai. Bravo. Esattamente. Bravo. Questo è il mio cucino, quello che porta i cocomeri, eh? Vedi, uno prende un cocomero e incontra l'amore. Mi raccomando, dare fiducia agli incontri casuali con i cocomeri. E mangiare la frutta perché fa bene. Esatto. Ma con questa battuta io sono quello che porta il cocomero. Ti fa cuccare dopo lo spettacolo o no? Che già cuccavo prima, però... Adesso, cioè, siamo qua. E così spesso avete doppia anche sabato e la domenica. Sicuramente è abbastanza impegnativo, cioè sicuramente per tutti, soprattutto per chi balla, per le coppie, insomma i ballerini è molto faticoso, però ormai siamo allenati come vedi, però insomma è abbastanza faticoso. Sì. È bello, ovviamente siamo ripagati. Ah ecco, io lo dico durante. Non è che sono matti, stanno facendo riscaldamento perché vanno in scena tra circa un'ora e un quarto, quindi. Cerchiamo di prima del trucco stanno scaldando il fisico. Con il riscaldamento. Esatto. Per ottimizzare i tempi. Si canta il concerto tutti i giorni. Certo, mentre succede il prego. Pronto, attenzione, cucino. Vai, per chi c'è, per chi non c'è. Uno, due, tre. Quest'anno Dirty Dancing è in una veste completamente nuova. Scenografie nuove, coreografie nuove, regia nuova, insomma un sacco di novità. E finalmente Johnny Cash salterà in mezzo al pubblico come nel film e farà ballare tutti quanti ovviamente.
stiamo cercando di far sì che tutti i fan del film ritrovino tutte le magie, tutti i sapori, tutte le emozioni che ci sono nel film. C'è una cosa fantastica per me e per Johnny, perché abbiamo molta più intimità, abbiamo più modo di viverci il nostro amore alla grande. Tutte le coreografie sono nuove e molto più dirty. Johnny Cash si metterà realmente a nudo, realmente a nudo. Ho scelto accuratamente sia le ragazze che i ragazzi, molto belli, sensuale. C'è una scenografia completamente nuova. Stiamo ricostruendo completamente tutto il villaggio dei Kellerman. Con elementi di grande complessità, di tridimensionalità. E la scena farà in modo di rappresentare l'intero resort sul palcoscenico in continuo movimento. Sono curati molto di più i particolari e si è curato di più lo stile anni 50. Sì, i dettagli, i materiali dell'epoca, si è cercato di renderli più fedeli al periodo. È effettivamente curioso che a distanza di pochi mesi il pubblico possa tornare a vedere lo stesso spettacolo, ma allo stesso tempo uno spettacolo completamente diverso. Il risultato finale saranno dei balli veramente proibiti. Vi aspettiamo. Vi aspetto a teatro.